techno. Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti orchetti, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò i nuovi contenuti dell'aggiornamento della beta di Red Dead Online che Rockstar Games ha rilasciato ieri mattina, martedì 12 marzo. Prima di iniziare, come sempre, vi invito tutti quanti a condividere il video. Condividete il video, è molto importante per supportare me e il canale. Poi a lasciare un bel pollicione in su bomba, mi raccomando spolliciate, e seguirmi sui social. Seguitemi su almeno uno dei miei social per essere sempre avvisati appena carico un video sul canale, a differenza invece di YouTube che spesso e volentieri non invia le notifiche dei video. Potete seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram, e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Dal catalogo tascabile oppure dal catalogo del sarto, su abiti sono disponibili per l'acquisto l'abito Tasman solo per il personaggio uomo e l'abito Danube solo per il personaggio donna. Poi su pantaloni, i pantaloni con le gacci e poi la gonna con orlo rialzato solo per il personaggio donna. Poi su soprabiti è ora disponibile per l'acquisto il soprabito a tubo invernale. Poi su cappelli, il cappello con gardenie e la tuba di armadillo. Ed infine è stata rilasciata la nuova modalità bottino di guerra, dove due squadre dovranno difendere le proprie scorte e rubare quelle dei nemici. Ogni squadra dovrà rubare il bottino dalla base degli avversari e riportarlo alla propria base per ottenere un punto. Vincerà la squadra che al termine dello scadere del tempo avrà accaparrato più bottini, per cui avrà totalizzato più punti. In caso di parità allo scadere del tempo ci sarà lo spareggio. Lo spareggio durerà 2 minuti e nello spareggio tutti i giocatori che moriranno non potranno più spawnare, e vincerà la squadra che effettuerà il prossimo punto oppure la squadra con più membri in vita al termine del tempo dello spareggio. A mio parere molto carina come modalità, soprattutto se giocata in compagnia di amici. Questa modalità sarà presente nella serie di rete dei conti oppure si potrà avviare direttamente dal menu principale. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione, e da OrcuVerde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!